piedi, i piedi gli uni agli altri. Questa sera celebriamo. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Amici di Teledeon, bentrovati a questo appuntamento da Francesco Rossi e padre Francesco Mazzotta, direttore responsabile della nostra emittente. Siamo in collegamento con la cattedrale di Santa Maria Assunta di Andria per assistere alla solenne concelebrazione presieduta dal vescovo della diocesi di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, Monsignor Luigi Mansi. Dopo la celebrazione di ieri, che abbiamo seguito sempre in diretta, della cosiddetta messa crismale, entrano nel vivo oggi i riti del Triduo Pasquale che celebrano la passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Le parole dell'Evangelista Giovanni risuonano nelle cattedrali di tutte le diocesi della Chiesa Universale di Roma per celebrare il regale sacerdozio di Cristo, la nascita della Chiesa, la missione sacerdotale e lo spirito di servizio che il Cristo ha voluto proporre come modello di comportamento per tutti, sacerdoti e non. Sta per avere inizio la cosiddetta Missa in Cena Domini, nel corso della quale viene ricordata l'ultima cena di Gesù con i suoi apostoli, quando Cristo istituì l'Eucarestia e il sacerdozio ministeriale e diede l'esempio dello stile di servizio attraverso il gesto della lavanda dei piedi. Ma il Giovedì Santo è anche il giorno del tradimento di Giuda. Padre Francesco, il Giovedì Santo è un giorno importante per la Chiesa, non è soltanto il giorno dei cosiddetti sepolcri, che poi sepolcri non sono. Non fuori di ripeterla, sta storia la continuiamo a protrarre all'infinito e non si dovrebbe proprio usare, perché questa celebrazione si protrae in adorazione, in adorazione che continua durante la notte e che potrebbe arrivare anche all'alba del giorno dopo, cioè di domani, che è il Venerdì Santo. E la tradizione cristiana vuole che il Santissimo Sacramento venga deposto su un altare secondario, su una cappella secondaria della chiesa, quindi delle varie chiese, e quindi la gente va a girare queste chiese, a vedere questi altari che vengono ornati in modo particolare. Non sono assolutamente sepolcri, appunto perché dentro a quelle urne sopra gli altari ci sta il Santissimo Sacramento, quindi c'è Gesù risorto. La cosa importante è che questa celebrazione che sta iniziando è la celebrazione che dà origine al Triduo Pasquale, il primo rito del Triduo Pasquale. Il Triduo Pasquale che, come ripeto spesso, è un tutt'uno, cioè è un'unica celebrazione in tre momenti distinti. Inizierà fra poco il Vescovo questa celebrazione con, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, usuale di questa messa, e la terminerà con la benedizione della notte di Pasqua. Non c'è un'interruzione, ci sono delle sospensioni in mezzo, mai un'interruzione, non c'è un la messa è finita, andate in pace, lo vedrete. C'è un momento di adorazione che lascia sospeso il rito. Quindi anche la porzione di celebrazione di domani con il passio e la veglia del Sabato Santo in realtà è un'unica messa che comincia oggi. Sì, è un'unica celebrazione. Più che un'unica messa, è un'unica celebrazione in tre momenti distinti che vogliono seguire per filo e per segno gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù. Cioè, questo è il senso del Triduo. Il Triduo ripercorre in tre momenti fondamentali gli ultimi episodi della vita terrena di Gesù, a partire dall'episodio dell'ultima cena che viene ricordato in questa Eucaristia, in cui Gesù appunto istituisce l'Eucaristia, quindi la celebrazione eucaristica, e istituisce anche il sacerdozio ministeriale, che in realtà viene ricordato già nella messa crismale che nelle diocesi normalmente si celebra giovedì mattina, e che nella diocesi di Andria e anche in altre diocesi, per esempio mi risulta che la stessa cosa la si fa a Molfetta,
in alcune diocesi viene addirittura anticipato. Nardò, abbiamo scoperto ieri, Nardò l'ha celebrata addirittura il martedì. Un po' esagerata. Un po' esagerata, ma è quello che è avvenuto. Ecco, è una messa, o meglio, è una celebrazione che ha diversi simboli al proprio interno. Ne vogliamo già dire, anticipare qualcuno? Nelle parrocchie normalmente, qui non lo vedete perché siamo nella chiesa cattedrale, nelle parrocchie normalmente viene portato in processione eucaristica l'olio che è stato benedetto nella messa crismale. Qui appunto non lo si fa perché l'olio è rimasto in cattedrale, quindi no, non c'è questo simbolo ad indicare l'unità della chiesa. Ma intanto la messa, la celebrazione ha inizio proprio in questo istante. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore ci ha convocati alla sua mensa perché vuole vivere con noi questo momento importante, il momento ultimo della sua vita terrena, prima di cominciare lo strazio della passione. E in questa cena ultima Gesù consegna se stesso attraverso il segno del pane e del vino, come segno, immagine, anticipazione del dono di sé che avrebbe fatto poi dall'alto della croce. E in questo giorno Gesù ci lascia il suo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Tutta la celebrazione di oggi è una illustrazione di questo comandamento del Signore. Riconosciamo i nostri peccati per essere degni di celebrare i divini misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Giovedì Santo, con il suo richiamo all'ultima cena, pone al centro della memoria della Chiesa il segno dell'amore gratuito, totale e definitivo di Cristo. È Gesù il vero agnello pasquale che porta a compimento il progetto di liberazione iniziato da Mosè nel primo Esodo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove voi troverete, dove vi troverete, servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre.
non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete, come un rito perenne, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ha trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oh, my.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simeone, di Simone Iscariote, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio mano in cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gloria a te. Seduti. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questa frase è posta proprio all'inizio del racconto che poi abbiamo ascoltato, quello della lavanda dei piedi. Li amò sino alla fine. Che vorranno dire queste parole? Tante cose. Li amò sino alla fine. Ci ha amati, cioè, fino al dono supremo.
fino a dare tutto se stesso, prima sull'altare e poi sulla croce. Gli apostoli, fino a qualche giorno prima, avevano continuato a non capire, anche quella sera non capirono. Tant'è vero che Gesù, al termine della lavanda dei piedi, domandò: capite quello che ho fatto? Fin da qualche giorno prima si erano dimostrati terribilmente incapaci di seguire Gesù nei suoi ragionamenti, nella sua parola. Finché Gesù compiva miracoli, tutti contenti a vedere lo spettacolo. Ma quando poi il Maestro diceva cose serie, erano distratti, pensavano ad altro. Qualche volta Gesù li ha pure sorpresi che stavano litigando, niente meno, tra loro, su chi doveva essere il più grande, il più importante. Una truppa dunque, quella che seguiva Gesù, che non era una truppa scelta, anzi, per niente. Gesù si è circondato di gente che lasciava desiderare, però lo ha fatto apposta, per far capire che lui è venuto non a fare una umanità di sapienti, di potenti, di bravi, di gente per bene, di perfetti. Gesù è venuto per farci capire che lui è il Salvatore di tutti, dei peccatori dunque. E allora mettersi con Gesù significa riconoscere la propria povertà, la propria indegnità, il proprio peccato. Mettersi con Gesù significa riconoscere che solo Lui ci salva. Non saranno i nostri sforzi, che pure dobbiamo fare, non saranno i nostri impegni, che pure dobbiamo mantenere a salvarci, ma il Suo amore, la Sua misericordia. Questo voleva dimostrare Gesù con quel gesto estremo che abbiamo appena finito di raccontare nella lettura del Vangelo, la lavanda dei piedi. Nessuno ha capito in quel momento, nessuno. Lo hanno lasciato fare, avranno pure pensato: ma questo è matto, lasciamolo fare. Ma domandiamoci, sono passati 2000 anni e forse non è che molta gente abbia ancora capito il significato di quel gesto. Chissà se noi lo abbiamo capito. Che significa che Gesù si mette a fare questo strano pellegrinaggio di piede in piede, senza guardare se i piedi che lavava erano i piedi di Pietro o i piedi di Giuda o i piedi di Matteo o quelli di Giovanni? Non ha guardato a chi appartenevano quei piedi, li ha lavati tutti, anche quelli di Giuda, a testimonianza che il suo amore è incondizionato e non si ferma nemmeno davanti al tradimento, nemmeno di fronte all'abbandono. I piedi che ha lavato Gesù sono i piedi di coloro che poi siedono a mensa con Lui. Saranno testimoni e commensali di quella cena, ma sono anche i piedi di coloro che poi lo abbandoneranno tutti quella sera. Quei piedi sono i nostri piedi. La sera stessa, nel giro di poche ore, quei piedi sono i piedi dei commensali, i piedi dei traditori, i piedi di coloro che abbandonano Gesù, sono sempre gli stessi piedi. Ma per fortuna il Vangelo, qualche pagina avanti, ci dice che quelli sono anche i piedi dei testimoni. D'accordo, fragili, deboli, incapaci, traditori, ma testimoni di un amore grande, un amore che salva,
un amore che trasforma. Quei piedi sono e saranno i nostri piedi. E Gesù dunque con quel gesto ha voluto dire ai suoi discepoli proprio questo messaggio. Mentre io farò fra qualche minuto quel gesto, lavando i piedi a dei membri della nostra realtà ecclesiale, che rappresentano un po' tutto il tessuto della Chiesa diocesana, mentre farò quel gesto, ognuno di noi pensi: ecco, Gesù in questo momento è in ginocchio davanti a me. Gesù mi sta lavando i piedi, a me, proprio a me. Lo merito? Sicuramente no. Merito io che Gesù si inginocchi davanti a me? No, ne sono sicuro. Eppure Gesù è lì. Non pensate che quello sia un momento di spettacolo che noi facciamo per farci commuovere un po'. Pensiamo invece tutti, chiudiamo quasi gli occhi e pensiamo: Gesù è in ginocchio davanti a me. E nonostante le mie infedeltà, anzi proprio per le mie infedeltà, i miei tradimenti, Lui mi vuole lavare, Lui mi vuole salvare. E solo Lui lo può fare. Nessuno ci può salvare, solo Gesù. Allora, compiendo questo gesto, Gesù ci indica, se così possiamo dire, una nuova metodologia, che non è quella dei forti, dei sapienti, è la metodologia dell'amore. Gesù fa un gesto di grande significato, il racconto è quasi al rallentatore, coglie tutti i particolari. Si alzò da tavola, dice il Vangelo. La prima cosa che si deve fare quando si va verso il prossimo è alzarsi. Si alzò da tavola, si tolse la veste. Questo togliersi la veste significa rinunciare ai propri diritti, alle proprie prerogative, a ciò che gli spettava. Quante volte basta un vestito per farci sentire importanti? Quante volte è così? Ma seppure fosse così, Gesù se lo toglie il vestito. Chissà, proviamo a pensare, sarà rimasto in maglietta? È un abbigliamento poco dignitoso per un maestro. Ma Gesù non si vergogna, compie questo gesto per farci capire che se uno non si abbassa, se uno non si umilia, se uno non si pone davanti agli altri non in grandezza e potenza, ma in umiltà, la salvezza non arriva. Pietro voleva resistere. Signore, non devi tu lavare i piedi a me. Poveretto, non capiva. Ma Gesù gli dice: Pietro, lasciami fare, perché se non ti lavo non avrei parte con me. Sì, allora tutto, non solo i piedi. Continuava a non capire, la metteva quasi sullo scherzo, ma lì la cosa era seria. Gesù si toglie quella veste e negli abiti di un servo si mette a lavare i piedi. Immaginiamo il silenzio, i discepoli che si guardano l'un l'altro. Immaginiamo Pietro quando ha visto Gesù ai suoi piedi. Immaginiamo Giuda quando ha visto Gesù ai suoi piedi. Non ha capito nemmeno lui, ah, se avesse capito. Chissà se poi fino alla fine ha capito. Certi Vangeli ci dicono che Giuda si è disperato, si è impiccato. Ma chi lo sa che il ricordo di quel gesto di Gesù inginocchiato ai suoi piedi non abbia provocato anche nell'ultimo istante di coscienza in Giuda un pentimento. Ci piace pensarla questa cosa.
e non ci impediamo di farlo, almeno questa sera. Forse sarà il segno che impariamo davvero a non giudicare più, nemmeno Giuda dobbiamo giudicare. Quanti di noi avrebbero fatto la stessa cosa? È comodo puntare il dito e dire tutto il male possibile di Giuda questa sera. Proviamo a pensare a quel Giuda che è in noi, che siamo noi con i nostri tradimenti, con la nostra incapacità a capire la portata del messaggio di Gesù. Che tristezza celebrare il giorno dell'amore supremo mentre sparano i cannoni, mentre piovono le bombe, mentre muove tanta gente, tanti bambini. Che tristezza. Però ci serva di monito e ci faccia veramente prendere coscienza che quel messaggio di Gesù, da quel messaggio di Gesù, sono passati 2000 anni. Chissà se lo abbiamo capito. Vi do un comandamento nuovo, dice Gesù, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Ci verrebbe da dire, ma un comandamento nuovo, come nuovo? Sono 2000 anni, è vecchio. E invece no, è ancora nuovo, è ancora tutto da scoprire, tutto da gustare. Ci dobbiamo convincere ancora che quella è la strada per salvare il mondo. Non ce ne sono altre. L'amore. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. È un comandamento, è un ordine, non è un consiglio. E noi, se ci sottraiamo a quest'ordine, non abbiamo il diritto di sederci a questa mensa. Se noi rifiutiamo questo comando, non è questo il nostro posto. Andiamo a mettere riparo, altrimenti proprio questa mensa d'amore assoluto sarà la nostra condanna. Vi do un comandamento nuovo. È dura, è difficile, non ce la facciamo, d'accordo. Ma questo comandamento lo dobbiamo accogliere in umiltà. Ci dobbiamo convincere che questa è la nostra strada. Non ce ne sono altre. È la strada che ci porta alla croce, ma possibile che non riusciamo ancora a capire che è la croce che salva il mondo, quella di Cristo è la nostra? Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Come ci ha amato Gesù? Ecco il gesto di lavare i piedi a tutti, Giuda compreso. Questo è il segno dell'amore di Gesù. L'amore, il perdono, la pazienza, la tolleranza. Questa è la strada del Signore. Questo è il dono che Gesù ci fa. Questo è il comando antico e sempre nuovo che Gesù ci lascia questa sera. Questo è lo scrupolo di coscienza che noi tutti dobbiamo portare seriamente ogni volta che ci accostiamo alla mensa del Signore. Perché sappiamo che questo comando ancora non lo abbiamo preso pienamente sul serio. Abbiamo ascoltato le parole di Monsignor Luigi Mansi, che ora lascia spazio prima a un attimo di riflessione tra i fedeli nell'aula liturgica, ma poi darà vita alla lavanda dei piedi. Ci ha tenuto molto a precisare, a battere sul tasto del perdono anche nei confronti di Giuda, con il Cristo che ha lavato anche i piedi persino di Giuda, che da lì a poco lo avrebbe tradito. No, nel senso che ha voluto mettere in evidenza il Vescovo che Gesù ci ha provato fino alla fine, cioè fino all'ultimo secondo, a recuperare tutti. Cioè lui lo dice: io sono venuto
a radunare tutte le pecore disperse di Israele, quindi proprio tutte. La tradizione cristiana, soprattutto la tradizione orientale, mette in evidenza come la venuta di Gesù che arriva a morire, a scendere nel sepolcro, cioè quindi gli episodi o gli eventi che celebriamo in queste giornate siano significative del fatto che Gesù si è abbassato fino al punto più estremo, scese agli inferi, è il tema del sabato santo tipicamente, scese agli inferi, cioè è andato nel punto più basso perché voleva recuperare tutti, un po' come il pescatore che getta la rete nella parte più bassa perché vuole prendere tutti i pesci che ci stanno nella parte superiore. E il Vescovo nell'omelia ha messo in evidenza proprio questo aspetto, come Gesù ci abbia provato fino alla fine a far rivedere le posizioni a Giuda. In realtà ci prova anche con Pietro. È disincantato quando Pietro gli dà io vengo, ci verrò, dove andrai tu, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, non canterà il gallo che tu non mi abbia tradito da voi. Cioè, in realtà è conscio di quello che succede, ma lui ci prova, no? Quello che impressiona è la profonda umanità e l'amore umano anche, oltre che divino, di Gesù, che non smette mai di avere speranza, di avere fiducia anche davanti alle reazioni estreme. Ecco, Monsignor Manzi ha detto proprio, ha fatto riferimento a amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, ma oggi come cosa significa come io ho amato voi? Come possiamo interpretarlo nella vita di ciascuno? E che nella vita di ciascuno significa che poi alla fine nessuno davvero, cioè se uno prende sul serio questa espressione, nessuno si può sentire tranquillo. C'è un sacco di gente che dice io vengo, intanto abbiamo inquadrato un calzino bucato, vabbè, ma non era cioè, nella vita di ciascuno di noi, no? Cioè, molti dicono vabbè, io vorrei uscire tranquillo dalla messa. Vabbè, se esci tranquillo hai sbagliato parrocchia, no? Nel senso che se tu prendi sul serio le parole del Vangelo, non puoi stare tranquillo, non puoi sentirti tranquillo. Mentre vediamo Monsignor Manzi che comincia a lavare i piedi immagino siano 12 le persone simbolicamente sono state scelte di tutte le estrazioni possibili. Abbiamo donne, abbiamo bambini, abbiamo anziani, abbiamo gente di colore, sì, proprio per sottolineare che Gesù è venuto per tutti, no? questo tutti ingloba tutti, cioè nessuno escluso, nemmeno i traditori, nemmeno Giuda, no? Diceva il vescovo prima, è Giuda che c'è dentro di noi, Giuda che c'è attorno a noi. Stavo dicendo, l'amatevi gli uni gli altri significa che ogni volta che io faccio una cosa o incontro qualcuno, devo chiedermi se di fatto quello che faccio nell'incontrare, nell'avvicinarmi, eccetera, è un qualche cosa che è per il bene mio e della persona che incontro, oppure no. Ogni volta che noi facciamo qualcosa, vabbè, che male c'è se faccio questo? No? C'è la domanda che uno si pone, che male c'è? In realtà non mi devo porre il problema di dire che male c'è, ma dovrei chiedermi ogni volta che bene c'è, perché la stragrande maggioranza dei nostri peccati, io dico sempre, non sono peccati di cose che facciamo o non facciamo, sono peccati di omissione, cioè di cose che avremmo dovuto fare e non facciamo. Non a caso la carità è la forma più nobile tra le varie virtù. Sì, teologali. La carità è la più nobile anche perché è la virtù che non ha fine.
lo dice Paolo, dice tre sono le cose che rimangono, fede, la speranza, carità, lo dice nella lettera ai Corinzi, di queste però la più grande è la carità. Perché? Perché la carità non ha fine, la carità è la virtù dello stadio finale. Dice sì, la fede, io credo perché oggi non ho la visibilità, non posso essere certo, spero di raggiungere il paradiso, spero che mi vadano bene le cose della mia vita, ma una volta che le ho raggiunte, le ho realizzate, la speranza viene meno, cioè non ho motivo di sperare in altro una volta conquistato il primo finale. Cioè, quello che rimane è la carità, perché la carità è il collante della vita eterna, della vita senza fine, quindi è l'humus, è il collante appunto della realtà che non ha fine, no? Questo è altro messaggio forte lanciato anche da Monsignor Mansi quando ha fatto riferimento alla parte finale del Vangelo di oggi, in cui si parla dell'esempio. Io, dice il Signore, ho dato l'esempio, quello che ho fatto io ora dovete farlo anche voi. Ecco, questa è una responsabilità forte che hanno tutti i cristiani, perché non parliamo soltanto della Chiesa, ma parliamo proprio di tutti i cristiani, quindi l'Ecclesia del mondo cristiano che si deve porre come esempio. Da questo vi riconosceremo, che farete quello che io ho fatto. Sì, anche questa è una cosa interessante, cioè si educa, si trasmette con l'esempio. Ecco perché Gesù si mette a fare questa cosa, che come ho fatto io facciate anche voi. E l'esempio della lavanda è l'esempio della vita. Dice: io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita. Cioè il servizio più grande che Gesù fa è il servizio del dare la vita, no? Quella vita che lui darà sulla croce domani, lo celebreremo nella giornata di domani, ma quello è il momento più alto del servizio che Gesù fa. Lui dà la vita perché noi abbiamo la vita, perché noi la possiamo vivere in pienezza, no? Questo è il significato profondo dei riti che stiamo celebrando in queste. Ecco, approfittiamo di questi ultimi momenti prima che la celebrazione riprenda, dopo appunto la lavanda dei piedi. Non è che si è interrotta, no, 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 certo, riprenda nel senso del suo corso dopo che le persone a cui sono stati lavati i piedi si sono rimessi i calzini e le scarpe. Ecco, ricordiamo gli appuntamenti anche nei prossimi giorni, continueremo a seguire questa celebrazione che appunto si svolge in tre momenti. Domani c'è la commemorazione della Passione. Domani pomeriggio. Ricordiamo l'orario, che è diverso dagli ultimi giorni, perché ieri e oggi siamo andati in onda alle 19, domani alle 17, sempre dalla Cattedrale di Andria e sempre con la concelebrazione guidata da Monsignor Mansi. Poi subito dopo ci sarà un piccolissimo spazio, che dipende da quando finisce la celebrazione, per arrivare alla processione del Venerdì Santo che seguiremo in partenza, sì, alle 19.30 dall'Annunziata. Sì. Ed è anche questa un modo anche importante per seguire, sì, questi eventi. È un esempio di fede popolare che si tramanda nei secoli. Lasciamo la parola al Vescovo, che continua la celebrazione eucaristica. Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia, consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Con fede diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i sacerdoti, perché vivano il ministero e la loro vita in intima unione con Cristo Maestro e Pastore delle nostre anime, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i pastori della Chiesa, perché sappiano farsi servi di tutti, sull'esempio di Gesù che lavò i piedi ai suoi discepoli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani in ricerca, perché il Signore susciti nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
per la nostra comunità, perché nella messa domenicale, nella quale si rinnova il memoriale della Pasqua, sappia creare un autentico clima di fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, in quest'ora suprema, in cui ci chiami come amici a mangiare la Pasqua con te, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo,
A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo Redentore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo e il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione
e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto e il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la benedizione la pienezza di ogni grazia e la benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduti con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, i tuoi ministri e peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dovremmo provare una emozione particolare questa sera nel ripetere la preghiera che Gesù ci ha insegnato. È la preghiera dei figli che, consapevoli delle loro miserie, proprio perché sostenuti dalla intercessione del fratello maggiore di Gesù, si rivolgono al Padre con la dolcezza di chiamarlo così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nell'amore di Cristo donatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Christi, lava me.
E siamo nel momento della dispensa delle ostie, del corpo del Cristo, e è anche un momento utile per riflettere ulteriormente su questa concelebrazione che, ricordiamo ancora una volta, non avrà un termine questa sera, perché terminerà con una processione che ci porterà fino all'altare della riposizione. Della riposizione, sì. C'è da dire che questa Eucaristia, quindi la consacrazione eucaristica che l'ha preceduta, che molto in stile impeccabilmente liturgico del nostro Vescovo, il Vescovo ha utilizzato il primo canone, il canone più lungo, il canone romano, che in questa serata è consigliato espressamente, ha un sapore tutto particolare, perché questa è la sera dell'istituzione dell'Eucaristia, no? Quindi ha un senso tutto speciale. Infatti nel canone si fa riferimento proprio a questa giornata, c'è un'espressione che si legge solo in questa giornata, che sottolinea il fatto che è la giornata dell'istituzione eucaristica. Questa messa, che ha la particolarità più evidente, vistosa, della lavanda di piedi, poi appunto, come ricordavi tu, terminerà con il prolungamento del momento di adorazione, quindi di fatto non finisce, ma si sospende la celebrazione. Questa messa ha anche una particolarità un po' nascosta, che nella tradizione cristiana viene ancora messa in evidenza, soprattutto nei piccoli centri, laddove si riesce a fare. Il gloria di questa messa è il momento terminale in cui suonano per l'ultima volta le campane prima della notte di Pasqua, prima del gloria di Pasqua. C'è il silenzio delle campane, perché le campane sono, per tradizione cristiana, la voce di Dio, no? È un po' il tacere delle campane dice che di fatto c'è un momento di silenzio che inizia adesso, perché iniziano le ore drammatiche della passione, no? Si inizia da stasera con l'adorazione eucaristica che noi seguiremo dal Santuario del Santissimo Salvatore, che ha un sapore tutto particolare. È l'ora santa, cioè è l'ora della preghiera di Gesù. Lì volevo arrivare. Spieghiamo che al termine di questa fase della celebrazione noi ci sposteremo proprio dalla cattedrale di Andria al Santuario del Santissimo Salvatore, dove abitualmente il giovedì abbiamo l'adorazione, seguiamo la celebrazione. E la seguiamo proprio perché il ricordo di questa adorazione. Quella di oggi è l'originale. È l'originale, cioè è l'adorazione che fa sì che noi tutti i giovedì ci ricordiamo che dobbiamo fare l'adorazione, cioè quella che veniva chiamata appunto nella tradizione cristiana l'ora santa. L'ora santa è l'ora quando Gesù dice ai discepoli, dice: pregate, non vegliate con me per non cadere in tentazione. E la preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi, sarebbe carino magari riuscire ad organizzare, visto che qui ci siamo in mezzo agli ulivi, ed è proprio il nostro e il loro territorio, poterlo organizzare proprio in mezzo a un campo di ulivi, cioè sarebbe proprio coreograficamente anche sarebbe proprio una attualizzazione della scena che ha visto protagonista proprio il Signore. Sì. Ecco, io vorrei ritornare per un attimo a quello che dicevi prima a proposito delle campane che rappresentano la voce di Dio, e che se noi immaginiamo tutte le nostre città, abbiamo i campanili che rappresentano proprio l'unità delle città. E proprio quelle italiane in genere, quelle meridionali ancora l'unità di più. E poi anche la disgregazione, perché appunto, campanilismo e poi anche la suddivisione, con ciascuno che ritiene di essere il portatore della voce. E questo è simbolicamente anche molto bello, perché significa anche proprio una morfologia della presenza della Chiesa su tutte le nostre città. Sì, no, sicuramente, perché la Chiesa cattolica, cioè la Chiesa universale, vive all'interno delle chiese locali. Il problema è che quando questa cosa viene ad essere esasperata, cioè quando di fatto ognuno guarda soltanto il suo orticello e poi alla fine il resto
no, non esiste, questa è una cosa, cioè io lo ricordo spesso nel mio modo di parlare, tutte le parolinismo, compreso il catechismo, per non dire comunismo, bla bla bla, in realtà sono parole in genere con un senso, un significato negativo, cioè quando tu in realtà esasperi una parte, poi ti perdi anche il resto, dicevano i latini, in medio sta virtus, cioè nel mezzo sta la virtù, sta la verità. Quindi dobbiamo saper armonizzare le varie cose, quindi bene i campanili che indicano la presenza della Chiesa in un territorio, però quando il campanile diventa l'unica cosa, quindi il mio Gesù Cristo è migliore del tuo, cioè alla fine questo è deleterio per tutta la Chiesa. Adesso vedete, finita la distribuzione dell'Eucaristia, ci si prepara a questo momento finale che terminerà con la processione. C'è da dire che domani, ecco, siccome non c'è la messa, non c'è messa, l'unico giorno dell'anno in cui non c'è neanche la distribuzione. No, domani si distribuisce, Venerdì Santo si distribuisce. E si distribuisce appunto si distribuiscono le ostie che sono state consacrate oggi. E sabato non si distribuiscono perché non ci sono liturgie il sabato, perché la liturgia della notte è la liturgia della domenica, è la liturgia della veglia di Pasqua. Il sabato è proprio un giorno che viene definito aliturgico, senza liturgia, il giorno del silenzio. Silenzio totale, silenzio delle campane, silenzio liturgico, è il giorno della riflessione e della meditazione. Una cosa simpatica che io mi ricordo da quando ero bambino, proprio perché le campane non dovevano suonare, esistevano degli aggeggetti che erano fatte con del legno e con delle cose che suonavano sul legno, cioè con delle bacchettine sul legno, che noi ragazzini andavamo a far suonare nel paese. Per avvisare che comunque c'era una celebrazione liturgica, perché le campane non potevano suonare e noi ci divertivamo ad andare in giro a far suonare queste cose, a far baccano per il paese, ma era una cosa anche simpatica che poi uno si ricorda volentieri. Adesso sta spiegando il commentatore in chiesa appunto quello che succederà fra poco. Adesso ci sarà la colletta che termina sostanzialmente la celebrazione, cioè sospende la celebrazione, e quindi vedete il vescovo si prepara a portare solennemente il Santissimo Sacramento con tanto di ombrellino, velo merale, eccetera, quindi proprio in forma pomposa magna. Lasciamo la parola a vescovo. Che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Prima di preparare la processione con la quale porteremo la Santa Eucaristia consacrata questa sera all'altare della riposizione, dove sarà oggetto di preghiera, di adorazione, permettete che faccia una raccomandazione a tutti. Conserviamo questa sera un clima di preghiera, di silenzio, anche quando, se lo facciamo, visitiamo le chiese. Non andiamo con la curiosità di vedere qual è la più bella, quella che è addobbata meglio, dove ci sono i fiori migliori, dove ci sono i drappi più belli. Lasciamo perdere queste considerazioni estetiche. Guardiamo a Gesù, adoriamo Lui, il Suo sacrificio, contempliamo il Suo dono d'amore e preghiamo. La nostra sia una preghiera di contemplazione e soprattutto una preghiera di gratitudine, ma anche una preghiera piena di domande. Signore, Tu hai fatto tutto questo per me, Ti sei offerto sull'altare come pane spezzato, e poi Ti sei offerto sulla croce. Aiutami ad essere degno del Tuo dono.
Siamo alle battute finali di questa solenne concelebrazione. È molto significativo l'auspicio di Monsignor Manzi, che ha detto di guardare, di mettere da parte l'estetica, di guardare al nocciolo della fede. Come avete visto, ha evitato assolutamente di dire che si va a fare il giro dei sepolcri, tanto più si va a fare un giro turistico. No, quindi si va in giro per pregare, per riflettere, per sostare davanti all'Eucaristia. Quell'Eucaristia che adesso solennemente il Vescovo, come vedete, in pompa magna, dicevo prima, con tanto di ombrellino, col velo mirale, quel velo che c'ha attorno alle spalle e con cui tiene la pisside in mano, questa Eucaristia che viene reposta nell'altare appositamente addobbato, no? per la preghiera serale, notturna, in realtà è quella che poi viene distribuita a termine della commemorazione della passione domani pomeriggio, perché domani appunto non si celebra l'Eucaristia, c'è solo una liturgia, sostanzialmente una liturgia della parola molto particolare. Ecco tutto. Ricordiamo l'appuntamento alle 17 di domani, sempre dalla cattedrale di Andria, sempre guidata da Monsignor Luigi Manzi. Sì. Adesso appunto la congregazione del Santissimo Sacramento credo sia, sono questi signori con la fascia rossa, no? Che seguono in processione, stiamo vedendo, stanno andando nella cappella di San Riccardo, cappella laterale, che è stata predisposta per la reposizione del Santissimo Sacramento. Adesso il Vescovo andrà lì, ci si fermerà per un momento di preghiera e poi la celebrazione si scioglie in totale silenzio, cioè quello che siamo invitati a fare effettivamente è rimanere in silenzio per pregare, per fare un po' il punto della situazione, per cercare di, da un lato, di ringraziare il Signore che fa tante cose per ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di capire quali sono, perché tante volte ci lamentiamo di quello che ci manca, non ci rendiamo conto di quello che abbiamo, e abbiamo anche bisogno di chiedere a Lui che ci aiuti veramente ad utilizzare la nostra vita, ad applicarci nella nostra vita, cercando di sfruttare al meglio, di far fruttificare al meglio i doni che il Signore ci ha dato. No? Questo è il senso anche della preghiera di questa notte. C'è da dire anche, che la liturgia dice oggi è un giorno di festa, è tutto in bianco come avete visto, domani sarà il rosso, non è un giorno di lutto, ma è il giorno del martirio. La liturgia dice che questa notte l'adorazione si può fare in maniera solenne fino alla mezzanotte, dopodiché entriamo nel clima del Venerdì Santo e la musica cambia. Ecco, e allora come invitavi Padre Francesco, anche noi ci mettiamo in silenzio a seguire gli ultimi momenti di questa. L'inno all'Eucaristia. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et anticum documentum novo ceda tritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitore, lauset jubilatio,
benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Padre Francesco, abbiamo gli ultimi istanti della preghiera di Monsignor Mansi inginocchiato davanti all'altare della Reposizione con le ostie consacrate, e sono gli ultimi istanti di questa celebrazione. Noi daremo subito l'appuntamento a domani alle 17. No, ma prima di domani diamo l'appuntamento alle 9. E però ricordiamo 21:15. Appunto, che stasera alle 21:15, no, alle 21:15 andrà in onda l'adorazione consueta del giovedì di Teledeon, sempre dal santuario del Santissimo Salvatore. Stasera, quella di stasera è l'adorazione per eccellenza, proprio perché nasce da stasera questo tipo di celebrazione, sì, che tra l'altro è molto seguita, sì, ricordiamo. Normalmente lo è, come vedete il Vescovo adesso dovrebbe abbandonare, entrare nella sacrestia, e quindi, come vedete, la celebrazione si scioglie, non c'è stata una benedizione, nulla, perché siamo invitati a rimanere in questo clima di preghiera, no? Clima di preghiera appunto che di fatto noi continueremo a vivere, soprattutto per le persone che non ci possono andare a fare nemmeno turismo, come dicevamo prima, che sono impossibilitate, quindi a vantaggio soprattutto per l'utilità delle persone che ci seguono da casa, perché sono impossibilitate a fare diversamente, quindi è un servizio che vogliamo offrire. Intanto, e quindi, oltre a ricordare che di non cambiare canale, insomma, di aspettare le 21:15 il consueto appuntamento con l'adorazione eucaristica, che stasera ha tutto un sapore particolare, vorrei anche ringraziare tutto il reparto tecnico, in modo particolare di Teledeon, per la bellezza di queste immagini che ci hanno fatto vivere da protagonisti, da prima fila, la celebrazione eucaristica. Sì, ringraziamo Barbara Lomuscio, che ha guidato le telecamere in cattedrale, ringraziamo Pino Scarpa per aver guidato la regia in messa in onda, ringraziamo i tecnici dell'Alta Frequenza che hanno consentito questo collegamento, ringraziamo ovviamente tutti i nostri collaboratori che si sono spesi per la buona riuscita di questa celebrazione, di questa diretta. Diamo allora subito l'appuntamento stasera alle 21:15 per l'adorazione dal santuario, e domani alle 17 sempre dalla cattedrale di Andria, sempre guidata da Luigi Mansi, Monsignor Mansi, il vescovo della diocesi di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, la celebrazione della Passione, della Passione. Grazie anche a Padre Francesco Mazzotta, che ha collaborato ha commentato questa celebrazione. A noi non resta che augurarvi una buona serata.
un invito che particolarmente vi rinnova appunto è quello di passarla in un clima di preghiera, perché è una giornata davvero particolare per tutti i cristiani. Grazie, buonasera.